Mario Nunez, c'è questa vicenda del ponte sul Vomano, ci sono delle scadenze, il 31 dicembre si rischia di perdere i finanziamenti, insomma è una struttura che va realizzata. Tu che hai seguito all'interno della provincia i lavori pubblici, qual è la situazione reale? La situazione reale sicuramente è preoccupante, ma non drammatica. Abbiamo voluto in questi mesi accelerare i tempi facendo riunioni settimanali, incalzando i tecnici che stanno seguendo la questione, incalzando la ditta ed arrivando alla consegna dei lavori, alla fissazione di una data in modo da poter far evidenziare quelli che sono stati poi gli ultimi problemi. La ditta oggi deve far capire, deve decidere cosa fare per poi permettere alla provincia, che si sta già, diciamo, muovendo con i propri uffici, ottimi uffici legali interni, sulla possibilità di assegnazione dei lavori alla seconda, alla terza ditta, qualora la prima dovesse rinunciare realmente. Affrontare il problema è il primo modo per poi risolverlo. Ecco, questa è un'opera importante perché si torna a realizzare un collegamento fondamentale tra le due parti, tra le due sponde in pratica del fiume Vomano. Sì, Castellalto e Cellino hanno bisogno, ma non solo questi due comuni che sono direttamente interessati, come dicevi, ma due vallate, la vallata del Vomano, la vallata del Fino, quindi penso che è un'opera strategica. Noi qui dobbiamo fare di tutto, chiederà il Presidente anche alla Regione di muoversi verso lo Stato centrale, verso l'Europa, per avere anche una garanzia di proroga, perché quest'opera deve essere realizzata. Io penso che la provincia dovrà fare di tutto anche con mezzi interni, c'è il Presidente che c'è la possibilità di accendere mutui, ecco, questo potrebbe essere una di quelle opere per le quali io investirei in futuro, perché non è una singola strada, perché non è un'opera che riguarda appunto un solo comune, ma riguarda un intero territorio.